Quali sono le nuove feature di PsyCop G3? Perché usare Cython per sviluppare un connettore a Postgres? Conosciamo Daniele Varrazzo, autore di software open source e freelance developer. Ciao Marco! Ciao Cesare! Che abbiamo oggi? Chi mi hai portato di bello? Guarda, ti ho portato un super ospite, un grandissimo pythonista. Ma chi è? Brett Cannon? No, di più. È qui con noi Daniele Varrazza, autore di open source software e freelance developer. Benvenuto, Daniele. Ciao, grazie per avermi qui. Grazie a te, per noi ovviamente è un grande onore. E per i pochi che non ti conoscono, puoi raccontare chi sei e perché sei un pythonista? Ah, chi sono? Boh, sono apparso, sono nato e per strada ho incontrato il Python, cosa che è successa tanto tempo fa ormai. Mi è sempre piaciuto il free software. Proprio come grande idea, come idea fantastica, per cui mi è piaciuta l'idea di contribuire a qualcosa appena trovato un problema. E uno dei primi problemi che ho trovato è stato interfacciare Python con Postgres e dopo tanti anni sto ancora risolvendo questo problema. Quindi ho contribuito a PsyCoPG da molto tempo, da quando PsyCoPG 2 è cominciato a uscire dalla versione alfa, e ho svecchiato il programma anche tirando fuori una versione 3 che è stata rilasciata l'anno scorso e che ha provato a riempire il gap che nel frattempo si era creato e quindi a vedere di usare le nuove feature di Python che erano nate dopo PsyCoPG 2 che era troppo difficile inserire. Quindi la mitica riscrittura, il mitico rischio di un progetto senza fine, il Second System Syndrome, che per fortuna è stato evitato, quindi PsyCoPG 3 è stato rilasciato già da un annetto, funziona bene per fortuna e quindi il viaggio continua. E per chi non era al PyCon a Firenze e quindi non ha seguito il tuo keynote, vuoi raccontare quali sono le feature principali di PsyCoG 3 rispetto al 2 su cui hai lavorato tu o in generale della nuova funzionalità? Sì, la codebase del 2 era vecchiotta, nel senso che sì, è compatibile con i Python moderni, ma si vede che è una cosa nata per Python 2.2, 2.3 o qualcosa del genere. E tante cose non erano inseribili così come erano. La più importante è l'asincrono, soprattutto perché in Python 3 già da tante versioni l'asincrono ormai è una realtà. Tante persone vogliono scrivere programmi asincroni e interfacciarsi mantenendo uno stack asincrono. E poi PsyCoPG 2 lo era già, ma non era async I/O, quindi non c'erano le keyword async awaits, ma si dovevano fare cose in una maniera che non era standard, e quindi restava un po' un collo di bottiglia. Altra cosa molto interessante è stato come Python è evoluto da essere un puro duck typing a abbracciare sempre di più un sistema dei tipi più statico. Quindi PsyCoPG non solo è tipizzato come sua code base nelle funzioni che offre, ma offre un po' di caratteristiche che aiutano a scrivere programmi tipati dall'inizio alla fine. Quindi tu puoi definire che la tua funzione, puoi fare una query, per esempio, dove tu dichiari che i risultati saranno oggetti di una tua classe, saranno oggetti di tipo persona piuttosto che record che hanno un nome, un cognome, un indirizzo. Quindi già dall'uscita di una query si può avere un oggetto che si può usare nel sistema dei tipi del resto del programma, si integra bene e probabilmente la cosa è nata dalla. Entrambe queste feature sono particolarmente utili, per esempio, in cose tipo FastAPI e Pydantic, per cui probabilmente questo è successo perché stavo sviluppando programmi FastAPI mentre scrivevo PsyCoPG e quindi pensavo, ok, ma questa cosa come si potrebbe fare meglio? E quindi interfaccia con Pydantic, generare oggetti direttamente di tipo Pydantic, ma anche di altri
di altri framework non sarebbe un problema, interfacciarsi con un sistema che è asincrono da testa a piedi. Volevo che la gente potesse usare Postgres in questo ambiente, e quindi ho pensato a queste direzioni per PsychoPG3. Quindi se su PsychoG3 io faccio, provo a fare un esempio semplice per capire, se faccio una query di puro select e dichiaro che il risultato è per esempio una lista di oggetti person, no? O user, a quel punto il vantaggio è che non mi devo poi pensare a ricostruire l'oggetto, ma ho già il risultato tipizzato, oppure c'è anche una validazione di campi mandato e così via con. Diciamo che PsychoPG quello che ci mette di suo è la flessibilità di manipolare i dati appena usciti da Postgres e prima di restituirli al programma e di metterci un bel po' di manipolazioni che ci si possono fare dentro. Quindi tu puoi avere la tua query, puoi avere semplicemente restituirà campi nome, cognome, indirizzo per la tua persona e poi puoi dichiarare che vuoi che generi istanze di una classe persona. Poi sta un po' alla persona fare una seconda validazione per sapere se questi dati Python gli vanno bene. Allora, per esempio, ho nominato Pydantic perché Pydantic è proprio uno di questi sistemi per cui se tu hai dichiarato che quella era una stringa e gli passi un nulla, non va bene. Se quella deve essere una data, non può ricevere un numero. Quindi Pydantic farà un controllo a runtime. Quindi a questo punto ci si può. Le cose si rompono molto presto. La cosa buona c'è un errore grosso, ben visibile, molto presto. Quindi se manca un campo il tuo oggetto non parte, se un campo è il tipo sbagliato, comunque questo oggetto non viene istanziato. Se la select ha funzionato e il tuo programma ha ottenuto dei dati, hai una certa garanzia che quei dati hanno la forma giusta e il contenuto giusto. Lo intercetti l'errore abbastanza presto, quando te lo porti in Sì. giro. Se, per esempio, se usi una data class, puoi farci dichiarazione di che tipi ricevi, ma probabilmente mi sembra di ricordare che non è validata dall'oggetto stesso. Una data class puoi dichiararla con un campo di un tipo e poi istanziarla con un altro tipo. Invece Pydantic ti tratta male e a noi ci piace. Quindi è una buona combinazione, credo. Sul discorso async che hai fatto prima, puoi raccontare un attimo anche l'esperienza dell'utente quando deve sfruttare, no, il client asincrono, cosa si aspetta di dover fare, no? Ci sono delle interfacce diverse, deve solo aggiungere await o qualche parte, puoi raccontare in pillole come funziona. Sì, no, ho provato a mantenere proprio come se fosse uno specchio, due classi che si vedono uno specchio, una dice async e l'altra no, una vuole un await e un'altra no. Quindi ho voluto, ho giocato sul fatto che le persone hanno una certa esperienza di quell'interfaccia o perché hanno usato PsychoPG o perché hanno usato altri database, ma hanno esperienza di quell'interfaccia, che metodi chiamare, che oggetti aspettarsi indietro. Quindi ho voluto mantenere quella il più possibile invece di sconvolgere completamente l'interfaccia. E quindi mi sono un po' inventato un sistema interno per cui l'essere asincrono o no in realtà è soltanto un guscio finale. Perché in pratica, pensando e ripensando al problema, cosa vuol dire fare un programma sincrono, tutto quanto, l'unica differenza che c'è è soltanto nel come aspettare. Cioè, quando un programma non ha niente da fare, in che modo aspetta? È solo una policy di come perdere tempo. E quindi praticamente ho scritto le classi che ho scritto sono internamente dei generatori che usano tutto il codice non bloccante della libreria, della parte non bloccante della comunicazione. E appena si trovano in un caso in cui bloccherebbero, perché dice ah, adesso devo aspettare dati dalla rete, allora tutto quello che fanno questi generatori è di dichiarare a chi li ha chiamati, dice adesso devo aspettare che ci sia qualcosa da leggere, oppure adesso devi aspettare perché il socchetto non è pronto per scrivere. E quindi poi c'è soltanto due gusci, un guscio sincrono e un guscio asincrono.
che sono solo diversi nella maniera in cui perdono tempo. Uno perde tempo usando per esempio select e quindi blocca tutto il programma e se c'è un altro thread o l'altro thread può continuare. L'altro invece mette il suo questo file descriptor nel loop e permette agli altri oggetti del file descriptor nello stesso loop di girare. Quindi probabilmente ci sarà un 90% di codice che è comune, soltanto un 10% di superficie, e questo codice di superficie ho provato il più possibile a tenerlo uguale. Quindi sarà invece di cursor.execute, si sarà await cursor.execute, invece di with connect, ci sarà async with connect, e il resto è tutto come ci si aspetta. Questa è l'idea. E nel passaggio alla versione 3 di PsychOpG ci sono stati anche interventi sulle performance e le prestazioni, o lì più o meno aspettate qualcosa di confrontabile? Diciamo che raggiungere le performance di PsychOpG 2 non è stato facile, e anche raggiungere le performance di un'altra libreria che è AsyncPG è stato molto difficile. Tanto per dire, esiste un'altra libreria per parlare tra Python e Postgres che si chiama AsyncPG, molto molto opinionata, estremamente veloce, però così diversa da questa struttura appunto di questa interfaccia ben conosciuta, che praticamente è impossibile da usare in un programma già esistente. L'unica cosa da fare è scrivere un programma da zero. Se si scrive un programma da zero, certo, puoi usare questa interfaccia e va bene. Ed è estremamente veloce perché fa molte poche trasformazioni. Invece di essere provare ad avere dare un aspetto riconoscibile all'utente, si mette proprio nel flusso della comunicazione tra Python e Postgres come una macchina da Formula 1, solo che appunto è un po' difficile da guidare. E come si misurano le performance di un connettore come PsychOpG o altri? Cioè, ci sono dei benchmark che Sì, definite voi, beh, sono codice standard? ovviamente ci sono, possiamo fare del profiling, ma non c'è una sola operazione, perché dipende dalle operazioni che vuoi fare. Vuoi fare tanti insert, vuoi fare tante select, vuoi usare copy, quindi sì, sicuramente si possono fare performance. La cosa è un po' difficile perché questi sono strati da Python al C, anche al sistema operativo, perché poi ci sono tante le chiamate al sistema operativo dove veramente si perde tempo perché magari sono quelle che si aspetta dalla rete. Quindi c'è profiling e non è semplice. Ho trovato uno strumento molto bello, non mi ricordo come si chiama, credo si chiama PySpy. Comunque ho un articolo di blog dove ne ho parlato perché l'ho usato ed è molto bello. È un profiler campione. Quindi praticamente lui ferma il tuo programma, non lo so, 100 volte al secondo e si chiede dov'è. Nello stack, che può essere lo stack completo, da Python alle librerie C alle syscall del sistema operativo. E quindi ti fa vedere il tuo programma, cosa sta facendo e dove sta perdendo tempo, anche se è così in multilinguaggio. Quello mi ha fatto anche capire, anche un interessante per guardare un po' gli internals di un programma che sta girando e avere sorprese. Non mi aspettavo che una certa quantità di tempo venisse passata in quella funzione, quindi individuare le parti calde di un programma è spesso una sorpresa sapere dove sono. Individuare dove sono e magari sono dove non te l'aspetti, in C anziché in Python, magari il Python è veloce, ci sta facendo una cosa stupida, o stai chiamando una syscall troppe volte. Tante sorprese si scoprono. Quindi è un bel programma che ti dà una visione di quello che sta succedendo dentro, molto, molto precisa. Durante la tua keynote hai detto che per lo sviluppo di PsychOPG 3 hai usato Seton. Potresti fare una carrellata da 10.000 piedi di quali sono i casi d'uso di Seton e che cosa fa? Sì, notoriamente uno dei modi per far andare Python più veloce è di scrivere dei pezzi in C. Quindi Python C, almeno C Python, visto che è scritto in C, e il C si interfacciano molto bene.
problema è che per scrivere questo tipo di codice, per esempio il modo con cui è scritto SecoPG2, c'è da risolvere tanti problemi. Nel senso, cioè, prima cosa è noioso, nel senso c'è un sacco di burocrazia, c'è cioè da creare tre o quattro strutture diverse soltanto per creare un oggetto, una classe Python. C'è tanta di quella roba da fare dietro. E poi c'è da fare il ref count a mano, cioè quindi ogni volta che si ha un oggetto che viene passato da una funzione all'altra bisogna tener conto di quanti hanno un puntatore a quell'oggetto. Se si sbaglia questa cosa o c'è un memory leak o c'è un seg fault, quindi sai tutte queste cose poco piacevoli, difficili da buggare. E Python è un linguaggio che aiuta a fare questa cosa. E sembra Python coi tipi. Non esattamente come Python, non esattamente come MyPy, però in un certo senso è Python coi tipi. Quindi puoi dire che questa variabile è un intero, questa variabile è una stringa, questa variabile non lo so, è un oggetto Pinterest. E lui genera del C, quindi genera tutto il C che ti aspetti generi, più tutto il boilerplate che è necessario generare per gestire gli errori, per fare delle eccezioni che poi sono eccezioni catturabili da Python. Per far sì che ref count torni sempre, quindi genera C per te. Poi la cosa interessante è che puoi anche andare a vedere che C ha generato e se ti interessa anche migliorare le performance perché magari è un po' farraginoso. Per esempio, non so, c'è una lista e questa lista prende oggetti Python, li trasforma, così diciamo non è C molto efficiente. Ci si può aggiungere qualche altro tipo in più, oppure ci si può aggiungere qualche chiamata all'API di Python, per cui tu puoi mano a mano migliorare e rendere praticamente questo C generato da un tool buono quanto il C che tu avresti generato a mano, che per me è una cosa molto, molto positiva. Diciamo, ho la mia opinione di cosa voglio scrivere, mi fa piacere che questo tool non si frapponga. E quindi i casi di uso sono praticamente entrambi li ho dovuti usare in SecoPG3, perché uno è quello di interfacciarsi con librerie C esistenti, perché SecoPG usa la libreria C di Postgres, la libreria client di Postgres per la comunicazione di rete, e un'altra è per andare veloce, perché c'è tanta manipolazione di stringhe da fare, tanto parsing per creare oggetti Python da stringhe C. Poi a scrivere nel database che trasformare gli oggetti Python in stringa C. Quindi tante cose che a farle in C ci si guadagna, lì è dove ci si guadagna 20 volte le performance. Quindi Python aiuta in questi due casi di uso e lo presenta con un linguaggio che è simile a Python, quindi è semplice da inserire, da magari trasformare, cominciare col trasformare una singola funzione in Python e quindi vedere se ci sono ottimizzazioni già lì e con l'aiuto di un profiler capire cosa ottimizzare. Alla fine, in un sistema come SecoPG, forse il 10%, il 15% del codice che è stato ottimizzato e quello dà tutta la velocità che serve. Ottimizzarne di più sarebbe soltanto lavoro sprecato per. Non incrementi di prestazione non misurabili. E Quindi per essere un contributor come te di un connettore per un database come Postgres, che competenze devi avere e se c'erano cose che già conoscevi oppure che hai imparato per strada, quindi Python, C o altro, qual è un pochettino la mappa delle competenze che ti sei fatto per questa attività? allora, boh, diciamo che questa attività in pratica mi ha accompagnato con tutta la crescita che ho fatto, perché sicuramente in tanti anni, dall'essere appena uscito dall'università all'aver lavorato per più di 10 anni in software, ovviamente si guadagnano tante competenze. E questo progetto mi ha accompagnato un po' per tutto il percorso. Quindi io ricordo prime contribuzioni dove magari c'era un'idea fantasiosa di ah, si potrebbe fare questa cosa e lo scontro con la realtà. Quindi qualcuno che ti dice no, non si può fare perché questa è la fisica, questa è la termodinamica, questo non è un problema che si può risolvere. E quindi un po' imparare a capire insomma, un po' un contatto con la realtà.
Lavorare in Secco PG è delicato perché, essendo una libreria veramente usata, ha quel fenomeno, come si chiama? La legge di Hyrum, per cui qualunque fenomeno osservabile diventa l'interfaccia. Qualunque fenomeno osservato, qualcuno ha scritto un programma che si basa su quella cosa, anche se non ho documentata, se un accidente di implementazione è proprio capitato per caso che si comporti così. Qualunque release che prova a cambiare quella cosa, ci sarà qualcuno che si lamenta. Quindi c'è un po' da gestire questo. Per carità, uno potrebbe gestirla aggressivamente, dicendo no, non è documentato, quindi ho ragione io. Però altre volte, beh, diciamo che è una cosa in un certo senso da accettare, quindi magari pensarci quando ci sono cose da rompere. Ne ho rotte tante. Quante ne ho rotte? Ne ho rotte tantissime. Però aiuta, diciamo, un po' a definire quali sono le linee su cui una persona deve lavorare. Non so, anche quando poi se uno lavora in un'azienda, quindi scrive un componente che altri devono usare, cosa aspettarsi? Come farlo crescere? Come evolverlo? Secco PG3 nasce anche dalla necessità di fare tante cose nuove senza disturbare chi di queste cose nuove non ne ha bisogno. Tra voi contributor e maintainer di PsychOpG, come siete organizzati? C'è una sorta di regole o c'è molta anarchia? Co come si prendono le decisioni più importanti? Diciamo che questo è un progetto piccolino, non è una cosa grande come Django o Python stessi, quindi io sono la persona che scrive la maggior parte del codice diciamo, quando ho un'idea non ho davvero una controparte Ah, ok. con cui scambiare. Quindi in Secco PG3 ci sono stati un paio di contributori. Uno è una persona che ha scritto delle feature molto importanti e con cui me la sento di scambiare opinioni. So che ha delle buone idee, molto rigoroso, quindi è una buona controparte. Però non abbiamo niente di formale, quindi quello che più che altro ricevo bug report oppure nuove idee su GitHub, e quindi su quello ne facciamo una chiacchierata. Secco PG2 aveva un altro autore che però a un certo punto ha smesso di fare Python, quindi lentamente mi ha lasciato la palla su quello che era il progetto. Quindi non dico che faccio tutto io, faccio tutto da solo, però non c'è qualcuno che si prenda responsabilità grandi o Chiaro. che contribuisca, diciamo, al 50%. Ho visto che stai anche collaborando a un driver per Django, per Psycho PG3. In quel caso c'è qualche aiuto o sei sempre da solo? No, in quel caso sto sperando di ricevere un po' di aiuto in più. Ne ho ricevuto un po'. Diciamo, non so bene come funziona il progetto Django. Appunto, è un progetto complesso, ha delle dinamiche molto più complesse di quello che è il mio. Quindi, diciamo, siccome non conosco l'aspetto umano, ho detto, va bene, allora faccio la parte di computer. E quindi l'ho scritto il driver Django. Nel senso che quello che ho fatto ho fatto un fork di Django, dove ho cambiato quelle parti del codice Django che ho trovato necessario cambiare, che non sono tante, e ovviamente ho aggiunto un backend, che è il backend Psycho PG3, e l'ho messo in condizione di girare finché non è passato tutta la test suite di Django. Però a quel punto mi sono fermato lì, perché quello che c'è da fare adesso è capire in quale versione questa cosa dovrebbe essere innestata. Poi ovviamente il codice sta continuando a cambiare e magari la maniera in cui ho cambiato quelle piccole parti di core non è la maniera giusta di farlo, quindi mi aspetto che ci sia una review del mio lavoro e magari una riscrittura delle parti che le persone che conoscono meglio il progetto sanno che vanno riscritte in quel modo. E non lo so, è un po' ferma la cosa, perché
Ogni tanto qualcuno mi fa una merge request. Quello che mi piacerebbe è che questo backend entrasse nella codebase di Django. E, quindi io sì, sto continuando a mantenere, nel senso che la gente mi avverte che certe cose di Django sono cambiate, per cui adesso una cosa si in maniera diversa, io ne prendo atto e continuo a evolvere questa codebase. Però penso che ci sia la necessità di un campione. Dal lato Django che porti avanti l'integrazione. Sto sperando che succeda magari con le nuove feature, perché in realtà ci sono feature molto interessanti che rilasceremo presto per la versione 3.1 che riguardano le performance. Quindi abbiamo inserito un nuovo modo di fare le query in pipeline, che sta risultando estremamente performante. Quindi magari questa potrebbe essere l'occasione giusta che suggerisci a Django di fare questa integrazione, perché forse fondamentalmente non ce n'era bisogno. Se SecoPG2 funziona così tanto bene, perché avere un SecoPG3? Poi so anche che Django sta evolvendo per andare in direzione di un asincrono. Però stanno lavorando a partire dal lato web, quindi non sono ancora arrivati all'ORM. Penso che per avere l'ORM asincrono in Django ci vorrà ancora tanto tempo, però quando ci sarà, SecoPG3 è pronto per offrire, diciamo, per sollevare il carico, diciamo. Magari è la volta buona che lo usano. Sì, Senti, poi. ora davvero siamo arrivati a SecoPG 3.1, è praticamente feature complete. Sto scrivendo un articolino per il rilascio, sto pensando sempre, ci sono, beh, c'è quell'ultima cosa che magari mi piacerebbe fare un po' meglio, ma ormai sono convinto, è fondamentalmente in feature freeze. Quindi forse non proprio adesso che è Ferragosto, quindi la gente non se ne accorgerebbe nemmeno, però appena passato, verso la fine di agosto, sarà il caso di annunciarlo. Senti, nella tua keynote hai parlato anche diffusamente della vita dello sviluppatore di free software, del mantenitore, del manutentore di free software. E vabbè, alla fine c'era il messaggio in cui fondamentalmente le big tech usano tanto il software ma diciamo non è che diano grossi contributi. Tu come la vedi? Come può cambiare la situazione o come ti piacerebbe che cambiasse? Non lo so, perché sì, in effetti questa esperienza di provare a vivere di free software è stata un successo misto, diciamo. Alcune cose sono andate positivamente e comunque ho un ritorno che è interessante, però beh, non è uno stipendio che una persona può fare lavorando professionalmente in questo campo. Potrebbe anche essere una questione di carattere, nel senso che io non sono una persona, non mi piace tanto chiedere. Ho sempre pensato che questo sarebbe stato un progetto interessante da fare in un gruppo di due persone, dove io scrivo il codice e un'altra persona va in giro a chiedere i soldi. In realtà le aziende, molte aziende, se gli si fa se gli si presenta, guarda, io sono la persona, io sono l'entità che ha scritto questa cosa e che la sta mantenendo, sono riconoscenti. Tante persone semplicemente non sanno a chi dire grazie. Quindi presentarti da loro per molti è stato semplicemente l'unica cosa necessaria per dire, vabbè sì, ti possiamo aiutare, perché a noi ci interessa che questo progetto continui ad andare bene. Però sì, non è estremamente facile, non è facile avere visibilità, quindi al di là di chiedere direttamente, di scrivere articoli, non è che ci sia davvero, che abbia avuto in mente modi di fare per sfondare e fare chissà cosa. Quindi non lo so, sto un po' pensando di tornare alla modalità di avere un misto di lavoro professionale, per cui si viene pagati da un cliente, e un misto di
contributi free software che sono la cosa che mi, non so, mi fa piacere, a cui mi fa piacere contribuire. Chiarissimo. Dato che il nostro tempo sta per finire, puoi raccontare, Daniela, chi vuole seguirti, vuole restare aggiornato, cioè parlo di un blog o se usi altri social, come può seguirti online? Ma in questo periodo per lo più sto usando Twitter per brevi messaggi e il mio blog è un po' silenzioso perché ogni tanto comincio a scrivere articoli, poi comincio a parlare troppo e non riesco a chiuderli. Quindi in realtà probabilmente seguire le notizie sul sito di SecoPG, seguire il GitHub dove man mano che mi vengono idee, le apro in ticket, per cui do la possibilità di avere una conversazione per chi vuole averla. Per il resto non uso tantissimo altri social, o i classici LinkedIn, ma non sono estremamente attivo, più che altro do notizia di cose e poi scrivo di più altrove. Chiarissimo. Grazie ancora Daniele, è stato veramente un piacere averti qua e alla prossima. Ciao. Grazie Dante, a presto. Ciao, ciao, ciao. Avete ascoltato l'ultima puntata di Intervista Pythonista, il podcast italiano per conoscere i pythonisti italiani. Visitate intervistapythonista.com e trovate tutti i link per contattarci e per restare aggiornati con noi.